A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti. Oggi, oltre al mercoledì, abbiamo anche il lunedì della FIDE. Abbiamo organizzato in breve tempo questo webinar per l'avvio dei progetti PON, ecco, quelli per i dispositivi che abbiamo presentato, se non sbaglio, nell'estate scorsa. E non sono i primi PON a cui è stato dato accesso alle scuole paritarie, ma sono i primi ad essere attuati. Allora, la FIDE, come voi ben sapete, fin dalla legge di stabilità del 2017, dove ci fu la prima delibera dell'ok per i PON alle scuole paritarie in Italia, è iniziato un iter lunghissimo, particolarissimo, con tante difficoltà. Pertanto, permettetemi, anche se i progetti in oggetto oggi sono piccolissima cosa, però permettetemi di esprimere, ecco, sentimenti di soddisfazione per un passo in avanti, perché l'iter è stato lungo, più di 3 anni, con interpellanze europee, parlamentari e italiane, però ecco, posso assicurarvi che il problema al 99% è tutto italiano. Pertanto essere oggi in questa situazione e potervi dire ecco, sono arrivate le prime convenzioni che dobbiamo firmare per accedere a dei fondi è soddisfazione. Capisco anche che è una piccola goccia, però è l'inizio. Penso e spero che il prossimo webinar che andremo ad attivare sono per i progetti, quelli della povertà educativa, che erano riservati ad alcune regioni del sud, centro-sud, che sono sicuramente più corposi. Ma dopo attendiamo anche altri bandi. E allora un piccolo inizio. Io, chi mi conosce sa che amo i piccoli passi. Piccoli passi che non ci trovino sempre a lamentarci, perché vi dico con molta sincerità, essere arrivati a oggi è un fatto importante. Piccole cifre, forse ci rimetteremo, non importa, l'importante è cominciare un iter. Ci siamo dentro e con molta soddisfazione posso dirvi anche che la FIDA sta interloquendo in modo positivo con gli uffici del Ministero, e anche questo non è dato per scontato. E allora avanti tutta. Abbiamo sempre detto che vogliamo fare scuola con quello che nell'ordinarietà ci viene offerto come contributo, ma anche andare oltre. E questo dei progetti PON è andare oltre, trovare tantissime altre opportunità affinché le nostre scuole possano offrire un servizio di qualità. D'altra parte porteremo sempre avanti, ecco, quella parità affinché possa essere vera ed effettiva e garantire la libertà di scelta educativa a tutti. A tutti voi che partecipate a questo momento do il benvenuto e vi auguro un buon pomeriggio. Poi, come sempre, quanto sarà detto è registrato e sarà messo a disposizione di tutti. E poi c'è sempre lo sportello Pronto FIDE, SOS Scuola, che è sempre disponibile. Da poco abbiamo celebrato un anno di vita e chi ha potuto seguire abbiamo con soddisfazione segnato dei traguardi importanti. Cosa dire? Avanti tutta, dobbiamo farcela, e in quest'anno le 3 S che la FIDE ha lanciato le vogliamo applicare tutto. Sicurezza, e questo ne abbiamo già parlato, lavoro di squadra, e quello di oggi è un lavoro di squadra perché insieme possiamo fare di più,
a trovare con sollecitudine delle soluzioni, delle risposte alle nostre problematiche. Stiamo dando in queste ore delle risposte per quanto il deliberato, il DPCM presentato ieri sera dal ministro, dal presidente Conte, e anche qui vediamo di seguire le nostre scuole con attenzione. Non aggiungo altro, non tolgo altro tempo e ringrazio il dottor Giuseppe Maffeo, quanto referente dello sportello Pronto Fida SOS Scuola, che ci presenterà, ecco, quali sono questi adempimenti preliminari. Abbiamo una scadenza anche abbastanza vicina per spedire la convenzione, e anche quelli che sono problemi annessi e connessi. C'è sicuramente, ma poi sarà spiegato in modo dettagliato, quello della fideiussione, che è una caratteristica specifica dei PON, che purtroppo abbiamo cercato di risolvere la questione, ma oggi ci è arrivata la risposta definitiva che non è possibile fare a meno anche con importi piccoli. Però ripeto, vediamolo come un momento, un passo in avanti. Il periodo era 2014-2020, siamo partiti nel 2017 per arrivare quasi alla fine ad entrare sul carrozzone. Non sono gli ultimi PON previsti per questo periodo, però ecco, stiamo già aprendo l'interlocuzione per i prossimi fondi strutturali europei. Vi auguro a tutti un buon pomeriggio, ringrazio ancora il dottor Maffeo e buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie Presidente, grazie a voi che state partecipando a questo webinar. Come diceva la Presidente, queste prime approvazioni non sono un punto di arrivo, ma sicuramente sono un punto di partenza. L'accesso ai PON costituisce una grande opportunità perché è uno strumento pensato per le scuole. Finalmente anche le scuole paritarie possono accedervi, ma dobbiamo tenere presente che, come spesso accade con i finanziamenti pubblici, non è un percorso senza ostacoli e richiede molta attenzione sotto il profilo organizzativo e gestionale, però, come sottolineava la Presidente, è un'occasione assolutamente da non perdere. Vado ad indicare quella che è la scaletta di lavoro di oggi, in cui tratteremo preliminarmente alcuni aspetti legati all'organizzazione della scuola per avviare e gestire i progetti con piccoli suggerimenti. Dopodiché entreremo in piattaforma SIF e vediamo il percorso di scaricamento della fideiussione. Anche con qualche problemino che mi è stato se segnalato per quelle realtà o per quei coordinatori in più, diciamo, che hanno più scuole, cioè più codici meccanografici. Accenneremo al discorso CUP, riprenderemo alcuni punti di attenzione dell'avviso per tenerli bene presenti, mi riferisco all'avviso supporti didattici, e poi daremo alcune informazioni di carattere operativo. Come nasce questo webinar? Questo webinar nasce dal fatto che il Ministero ha comunicato l'approvazione dei progetti presentati nell'ambito dei supporti didattici. Poi ha dato 15 giorni per poter caricare la convenzione e la relativa fideiussione, che, come già anticipava la Presidente, non se ne può fare a meno, almeno per questo avviso. Noi abbiamo posto all'attenzione del Ministero il fatto che nei prossimi, diciamo, avvisi sia prevista in maniera chiara la possibilità di poter rinunciare all'acconto, perché noi abbiamo delle approvazioni di 500, 700 euro.
il costo della fiduzione rispetto a questi importi certamente non è trascurabile. Però noi siamo all'interno di un percorso, i PON non si esauriscono in questo avviso, partirà la nuova programmazione 2021-2027, siamo in corsa anche per entrare nell'ambito della gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per poter partecipare a bandi che non solo siano di formazione delle risorse umane come sono questi bandi, ma anche che siano o che permettano alla scuola di acquisire, diciamo, delle attrezzature tecniche, soprattutto in ambito informatico. Detto questo, abbiamo già accennato al fatto che non sono dei percorsi semplici, intuitivi o semplici da avviare. Quindi, come abbiamo detto nei seminari che abbiamo fatto in tutte le regioni del sud, ma anche nel 2018 per persone che sono venute qui a Roma da tutta Italia, dobbiamo pensare, dobbiamo attrezzarci per poter partecipare in maniera sistematica agli avvisi PON che si susseguiranno da qui al 2027. Che significa attrezzarsi? Significa acquisire le competenze necessarie per gestire questi progetti, che come dicevo non sono del tutto agevoli. Che cosa significa? Che significa che noi a livello scolastico dobbiamo pensare ad un team, ad una squadra, che sicuramente vede dentro il gestore, il coordinatore scolastico, il responsabile amministrativo della scuola e poi, a secondo della tipologia di bandi, anche gli insegnanti disciplinarmente competenti. Ecco, un nucleo di base di questo, non so, possiamo chiamarlo squadra PON, team per il PON, eccetera, in cui il gestore, il coordinatore, i responsabili amministrativi costituiscono il nucleo, possiamo dire, fisso. E poi una partecipazione variabile anche ai fini della progettazione degli insegnanti disciplinarmente competenti. Questo team è necessario attrezzarlo. Perché? Perché in questo modo, man mano che escono gli avvisi, noi li facciamo rientrare in una gestione ordinaria per la scuola ed è un'opportunità che sicuramente non va persa. Questo era l'introduzione. Invece, per quanto riguarda l'aspetto della gestione quindi degli adempimenti preliminari per poter avviare i progetti, noi sappiamo che rispetto all'avviso, sia sui supporti didattici che di contrasto alla povertà educativa, ci sono due fasi. C'è una prima fase preliminare, che sono gli adempimenti preliminari, appunto, in cui bisogna scaricare e presentare la convenzione e successivamente, una volta scaricata e presentata la convenzione, con acclusa la fideiussione, il Ministero trasmette la lettera di autorizzazione e il codice progetto, dopodiché, dopo questa lettera, è possibile avviare il progetto in maniera definitiva. Dove si può scaricare la fideiussione? Molti di voi l'hanno già individuata. Si accede attraverso il sito del Ministero, quindi istruzione/pon/index.html, cioè laddove noi abbiamo presentato il progetto. Dobbiamo andare in gestione finanziaria, inseriamo le nostre credenziali, utilizzo quello di padre Sebastiano dei Rogazionisti che ringrazio, ecco qua, si entra nella sezione siti dove sono elencate le diverse applicazioni. Noi andiamo nella gestione finanziario contabile, sistema informativo SIF, e nel sistema informativo SIF, prima di andare al menu per vedere le funzioni, dobbiamo
cliccare sull'omino e vedere i diversi contesti, cioè le scuole, le singole scuole che, con le quali noi abbiamo l'accesso al SIDI e che, a cui fa riferimento anche il coordinatore didattico della scuola. In questo caso abbiamo una scuola secondaria di primo grado e una scuola secondaria di secondo grado. E noi abbiamo visto che per ciascun ordine di scuola, cioè per ciascun codice meccanografico che ha ciascun nostro ordine di scuola, era possibile presentare il progetto. Quindi ho avuto molte segnalazioni di scuole che avevano presentato più di un progetto e che non riuscivano ad entrare perché dava errore, ci sono più contesti a cui è associato il soggetto. Quindi voi, per evitare questo problema, dovete linkare sull'omino, scegliere il contesto, uno dei due ordini di scuola, e cliccare. Una volta cliccato, potete andare sul menu, in particolare sulla candidatura, e nella candidatura trovate gestione della convenzione. A questo punto, ma so che molti di voi l'hanno già fatto, devono selezionare l'anno di riferimento, l'avviso di riferimento. In questo caso noi troviamo solo l'avviso supporti didattici. Nel caso in cui sia una scuola del Centro Sud che ha partecipato anche all'avviso riguardante il contrasto alla povertà educativa, troverà tutti e due gli avvisi e dovrà selezionare l'uno o l'altro a secondo di quello che vuole fare. Cliccando qui cerchiamo e abbiamo lo stato della convenzione. È inserita, la convenzione va scaricata in PDF. Una volta scaricata la convenzione, deve essere firmata digitalmente ed è un documento in cui abbiamo sia l'accordo contrattuale vero e proprio, cioè la convenzione, sia un allegato tecnico che dà delle linee operative per la realizzazione del progetto. Questo allegato tecnico è molto importante perché ci dice come e quali sono le condizioni di avvio del progetto, ci dice una serie di informazioni su come va gestita la parte finanziaria del progetto, ci dice che cosa o ci ricorda possiamo acquisire con il progetto. Questa convenzione firmata digitalmente deve essere caricata qui. Deve essere caricata, vedete, a questi concini. C'è scritto inserisci o modifica. E qui, nel momento in cui voi avete firmato digitalmente la convenzione, dovete scegliere il file e la ricaricate una volta che l'avete firmata. Non è nulla di che. La questione più delicata e si pone in relazione alla fideiussione. Perché? Perché rispetto alla fideiussione noi abbiamo avuto un'interlocuzione con l'autorità di gestione. L'autorità di gestione è quell'ufficio del MIUR, l'ufficio quarto del Dipartimento della Programmazione del Ministero, che si occupa del PON, di questo Programma Operativo Nazionale. Abbiamo esplicitato le nostre ragioni, soprattutto in considerazione che nell'ambito di questo avviso noi abbiamo degli importi molto contenuti che sono stati assegnati nell'ambito di questo bando. Ci è stato risposto al momento, ma credo che la si possa considerare anche definitiva come risposta, che, considerato come è stato scritto l'avviso, la fideiussione è un elemento non derogabile per poter accedere al finanziamento.
E qui il discorso, soprattutto per i piccoli importi, diventa un discorso, tra virgolette, di tipo politico. Come suggeriva la Presidente, ma questa è la posizione della FIDA e da sempre, è quella di essere della partita. Da parte nostra, qual è lo sforzo? È quello di poter far sì che il costo di una fideiussione sia il minimo possibile. E su questo dopo ci ritorneremo. Abbiamo invitato anche un rappresentante della Iano Acaer, che è un broker assicurativo, che con la FIDA ha stipulato recentissimamente una convenzione e che si sta adoperando per rendere veramente accessibili i costi della fideiussione. Tenuto presente che noi andremo a fare e andremo a garantire il 30% del finanziamento assegnato. Quindi se io ho un progetto da 700 euro, vado a garantire 210 euro, che quasi coincide col costo della fideiussione. Il costo della fideiussione non è un costo ammissibile e tra quelli riconosciuti, quindi è un costo a carico della scuola. E qui si riprende il discorso di quello che diceva la Presidente, è una questione importante esserci nell'ambito di questa iniziativa, nell'ambito dei PON, che in questo caso e per questi avvisi penalizza alcune scuole che hanno degli importi molto bassi, però già il discorso relativamente al contrasto della povertà educativa cambia, dove abbiamo alcune nostre scuole che hanno avuto un finanziamento rispetto ai diversi ordini di scuola che si aggira anche intorno complessivamente ai 100.000 euro. Quindi questo è il motivo per cui questa partita dobbiamo provarla a giocare. Ritornando all'aspetto più operativo del sistema, noi qui, dopo aver caricato la fideiussione, dovremo decidere anche il tipo di documento che accompagna la fideiussione, che può essere un'autentica notarile o una dichiarazione sostitutiva. Con la dichiarazione sostitutiva e il documento d'identità abbassiamo il costo della fideiussione, quello che abbiamo chiesto agli Iano Acaer. Ecco, una volta che abbiamo caricato questi documenti, noi avremo nell'ambito del menu l'attivazione nell'ambito dei progetti, della visualizzazione dei progetti, l'attivazione in cui noi, scegliendo il progetto, andremo a vedere che adesso non c'è nulla, ma troveremo la lettera di autorizzazione del Ministero. Nella lettera di autorizzazione del Ministero c'è un codice e si attiva il fascicolo attuativo del progetto con tutti gli adempimenti che in parte accenneremo anche in questa nostra chiacchierata. Ma prima di ritornare alle slide, io volevo mostrarvi, e poi ve li illustrerà il referente dell'Iano Acaer che giro, quali sono le condizioni assicurative con cui noi stiamo operando e che voi, se volete, potete accedere a queste condizioni contattando uno i riferimenti che voi trovate in questa lettera e che sarà mandata a tutti voi che state partecipando, sia qualora vi troviate in difficoltà scrivendo al nostro sportello prontofidae@fidae.it, in modo da poter aiutarvi. Anticipo due aspetti di carattere generale. Il primo è che stiamo operando affinché possano essere ancora contratti questi importi. Due,
sicuramente per gli importi più piccoli cercheremo di evitare l'autentica notarile, allegando il documento rispetto ai poteri per la stipula della polizza e il suo documento di identità, quello che abbiamo visto prima. L'altra cosa che mi sento di anticipare è che ci sono scuole che hanno, cioè ci sono istituti che hanno più ordini di scuole, che hanno più progetti. Noi cercheremo di trattare congiuntamente questi progetti in modo da fare una sola polizza fideiussoria che dal tipo di accordo che abbiamo con gli Anuacair dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro per un importo complessivo gestito dalle scuole fino a 5.000 euro. Quindi mi sentirei di dire molto conveniente da questo punto di vista, quindi soprattutto per i progetti dai 2.000 euro in su, cioè per quelle scuole che, il cui ammontare complessivo dei progetti finanziari supera i 2.000 euro. E questo, man mano che voi contatterete, se volete contattare, volete avvalervi di questo servizio, la Anuacair, loro vi daranno le migliori condizioni. Ecco, io prima di andare poi nello specifico a vedere i progetti, vi lascio al responsabile della filiale di Roma di Anuacair, che vi illustrerà velocemente le condizioni delle polizze e come potete poi contattarli. Buonasera, sono Alessio Del Gaizzo, responsabile della filiale di Roma di Yamabroker, e come già anticipato il dottor Maffeo, abbiamo stipulato una convenzione con la filiale proprio per la gestione di questi progetti, questi POM, con varie compagnie di assicurazioni per darvi la possibilità di poterle ottenere a dei costi vantaggiosi. Quindi nella lettera che abbiamo predisposto, per avere l'anticipo del 30% dei POM, servono determinati documenti da presentare che vedete nella parte bassa della lettera, che sono i documenti richiesti. Una volta presentati questi documenti, la compagnia sarà in grado di poter emettere una fideiussione da presentare al Ministero. Questa fideiussione sono suddivise in due step, due step di costo. La prima fino a 5.000 euro per un costo pari a 208 euro, che potrà essere ridotto di 58 euro presentando la dichiarazione sostitutiva e non più l'autentica notarile, che abbiamo lavorato con compagnie che in base a quello che c'è scritto sul decreto del POM di poterla utilizzare. Quindi effettivamente il costo della fideiussione fino ai progetti pari a 5.000 euro sarà di 150 euro. Per quanto riguarda i progetti per i POM che hanno un costo, che hanno una richiesta di progetto di 5.000 euro in su, l'importo fino a 5.000 euro, l'importo sarà di 258 euro, sempre con la possibilità di poter risparmiare sulla tecnica notarile presentando la dichiarazione sostitutiva. Quindi il costo finale sarà di 200 euro. Per quanto riguarda i progetti molto elevati, come diceva appunto il dottor Maffeo, pari a circa 100.000 euro, bisognerà calcolare il tasso di riferimento, che è quello che trovate in alto, che è pari allo 0,65% su base annua. La polizza fideiussoria avrà la durata dell'intero periodo fino al 2024, quindi dal 2023, fino al 2023. Ecco, questo è importante, lo sottolineo, scusate, non mi vedete, cioè questo importo comprende le tre annualità che purtroppo il Ministero impone relativamente alla durata della polizza, cioè pagato questo premio la polizza è coperta per tutte e tre le annualità. Chiedo scusa. Sì. La polizza deve essere presentata con scadenza fino al 2023 e l'importo che dovrete pagare sarà su base annua di quello che abbiamo detto fino adesso. Per qualsiasi difficoltà, chiarimento, sulla lettera in basso
abbiamo messo in riferimento del nostro responsabile di divisione Gian Domenico Bellati, che è presente presso la sede di Genova, la nostra direzione, dove potete scrivere sia via mail, contattarlo al fisso e anche al telefono mobile, al cellulare, per avere pronta risposta e per risolvere tutte le vostre problematiche in questo settore. Grazie. Grazie, grazie dottore. Ritorniamo alle nostre cose, più specificamente al progetto. Io mi permetto solo di aggiungere, ma semplicemente perché ne abbiamo parlato così tante volte, rispetto ai documenti che bisogna includere alla richiesta di polizza fideiussoria, di cui loro hanno già un format approvato dal Ministero, bisogna inserire il documento di approvazione del progetto. Basta anche un estratto della graduatoria che voi avete, da cui si evince che voi avete, è stato validato il finanziamento. Ultimo bilancio approvato, va bene il bilancio scolastico. Rispetto alla misura camerale o atto costitutivo, noi sappiamo che per gli istituti religiosi, che sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, basta una copia in carta semplice del certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la prefettura di competenza. Quindi pochi documenti essenziali che soprattutto la scuola sono di facile reperimento. Spero che queste cose siano abbastanza chiare. Vedo che ci sono delle domande, dopodiché una volta che ho terminato queste domande cercherò di dare io una risposta. Se non riesco io a dare una risposta, perché lo stesso Ministero sta lavorando su questi aspetti, sicuramente queste risposte le chiederemo al Ministero. Perché? Perché il Ministero lunedì prossimo, e ve lo anticipo, farà un webinar dedicato proprio alle scuole paritarie. E quindi voi tenete d'occhio il sito del PON, in cui sarà, diciamo, divulgato questo appuntamento. Poi ogni domanda sarà divulgato questo appuntamento. Mi fermo qui perché su questo aspetto ci ritornerò poi nel corso della nostra chiacchierata. A questo punto, se siete d'accordo, io ritorno alla nostra scaletta di lavoro. In particolare cerchiamo di vedere insieme il passo successivo rispetto a quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo detto che io ho scaricato la convenzione. La convenzione è stata sottoscritta digitalmente. Ho preparato la fideiussione, carico tutto nel sistema, il Ministero mi manda la lettera di autorizzazione e con la lettera di autorizzazione io cosa devo fare? Posso avviare il progetto secondo le procedure previste. Noi stasera accenneremo ad alcune procedure, ma rimando al webinar di lunedì del Ministero per tutti gli altri aspetti operativi. Però dei punti dobbiamo vederli insieme. Il primo punto è: una volta che il Ministero ci ha dato l'autorizzazione e ha conferito il codice del progetto, per obbligo di legge noi dobbiamo richiedere il CUP, che è il codice unico di progetto per tutti i progetti che sono stati attivati con finanziamenti pubblici. Come vado a creare questo codice? Per quanto riguarda l'avviso contrasto alla povertà educativa, io lo faccio attraverso il sistema SIF, perché è stato automatizzato la procedura. Per quanto riguarda invece l'avviso supporti didattici, purtroppo questa procedura non è stata automatizzata, quindi io devo andare su CUP Tesoro, cioè devo andare
sul diciamo sito web del Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisamente il Dipartimento per la Programmazione Economica, in cui io devo andare uno a registrarmi, ed è questo. Scusate. Allora. Scusate, ma non mi dà il collegamento. Allora, noi ce lo prendiamo e lo andiamo ad inserire su internet. Ecco qua. Bisogna andare su questo sito. Su questo sito noi dobbiamo accedere. Se non abbiamo ancora un'utenza, purtroppo dobbiamo fare una registrazione preliminare e poi andiamo a richiedere il CUP. Attenzione, rispetto alla richiesta del CUP, deve essere chiaro che questa è una fase successiva a quello della lettera di autorizzazione dell'avvio del progetto, cioè questo avverrà dopo che abbiamo presentato la convenzione e dopo che abbiamo presentato la polizza fideiussoria. Però voglio farvi vedere quali sono i passi per richiedere l'utenza, e sono questi. Noi andiamo sul sito del CUP, richiedi utenza, e dopodiché sei già accreditato al sistema CUP, no, facciamo avanti. Dopodiché dobbiamo selezionare il tipo di abilitazione, e il tipo di abilitazione è CUP. Ancora facciamo conferma. Dopodiché facciamo, inseriamo la denominazione del soggetto, supponiamo che inseriamo FIDAE, selezioniamo una categoria, ed è una categoria che è inquadrabile nell'ultima stringa, cioè università ed altri enti di istruzione. La subcategoria è università, ecco qua, aspetti che ci dovrebbe essere, allora, ecco qua, altri enti privati di istruzione non universitaria. Dopodiché inseriamo codice fiscale e partita IVA e facciamo cerca. Lui dice è un soggetto che diciamo non c'è, e quindi dovete inserire i dati della vostra scuola. In particolare dovete inserire i dati del vostro ente giuridico e dovete anche indicare i dati dell'utente, che possono essere quelli del coordinatore didattico. Dopodiché alla email che voi inserite vi arriverà la user ID e la password per poter accedere al CUP, e accedendo al CUP poi troverete, però io qua mi fermo, troverete un piccolo manualetto sempre sul sito del MIUR, ma che segnaleremo anche le nostre slide, per la richiesta del CUP. Una volta che avete ricevuto e generato il CUP, questo CUP lo dovete associare nell'ambito della sezione SIF, dove stavamo precedentemente. Spero che diciamo questo percorso non vi crei eccessive difficoltà di comprensione, però questa registrazione sarà a vostra disposizione, e nel momento in cui voi vi dedicate all'avvio del progetto, nell'ambito del sito del Ministero della Pubblica Istruzione dedicata al PON, ci sono tutti i manuali necessari per fare questo percorso. Ritorniamo a SIF. In SIF 2000 troverete, in relazione al progetto, una volta che abbiamo ricevuto la lettera di autorizzazione, abbiamo generato CUP, gestione CUP. In questo caso, per l'avviso che riguarda i supporti didattici, noi andiamo ad associare il CUP.
cliccando su questa iconcina e inseriamo il codice del CUP che ci ha rilasciato il Ministero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la Programmazione Economica. Se invece io ho un progetto di contrasto alla povertà educativa, che succede? Succede che io il CUP vado a generarmelo direttamente all'interno della piattaforma SIF, perché la procedura è stata automatizzata e i sistemi del Ministero dell'Istruzione e della Programmazione Economica, diciamo, interagiscono. In questo caso l'iconcina che io devo andare a cliccare per poter richiedere il CUP è questa qui piccolina al lato dove c'è scritto azioni. Quindi ripercorriamo insieme i vari passaggi. Io che cosa devo fare adesso che ho ricevuto l'approvazione del progetto? Punto 1, devo firmare digitalmente la convenzione. Punto 2, mi devo attivare comunque con i costi che abbiamo detto per stipulare la fideiussione. Le devo caricare in SIF. Il Ministero, dopo brevissimo tempo, mi dà una lettera di autorizzazione che io trovo in progetti nel menu delle funzioni di SIF. Avuta la lettera di autorizzazione in cui c'è il codice progetto, io devo generare il CUP. Una volta generato il CUP, vengo di nuovo su SIF e associo il CUP al progetto. Fatto questo, posso partire col progetto. È da questo punto in poi che l'avvio del progetto viene approfondito nel webinar di lunedì prossimo del Ministero, che ancora non è lanciato sul sito del Ministero, come avete visto, però ve l'abbiamo anticipato e voi lo potete trovare e iscrivervi nei prossimi giorni. Ecco, questi sono gli adempimenti preliminari per l'avvio del progetto. Ora, se siete disponibili, non siete stanchi, io mi tratterrei su alcuni aspetti che riguardano la gestione del progetto, che anticipano in qualche misura quello che poi mi sarà detto nell'incontro di lunedì prossimo. Innanzitutto è fondamentale ricordare che il progetto è rendicontato a costi reali. Che significa che il progetto è rendicontato a costi reali? Per chi lavora con Fonder, diciamo, lo sa benissimo. Io quello che spendo devo documentare e come lo documento? Con i documenti contabili e fiscali a corredo. Quindi se si tratta di buste paga, ci saranno, cioè l'impegno di personale interno, ci saranno le buste paga. Se si tratta di servizi e forniture, che è la voce B che voi vedete, e quindi acquisizioni di supporti didattici, io dovrò produrre i documenti giustificativi di quella spesa. Un 5% del finanziamento io lo posso impegnare anche per la pubblicità, cioè posso fare la targhetta davanti alla scuola, come vediamo per molte scuole statali di accesso al PON, posso fare degli zainetti con il logo dell'Unione Europea, posso fare delle penne e altri materiali di cancelleria che posso diciamo distribuire ai miei ragazzi. Punto 2. Per quanto riguarda il PON, deve essere aperto nella propria contabilità, cioè nella contabilità della scuola, un conto dedicato alla gestione dei progetti, di ogni singolo progetto PON, come in parte fate anche con Fonder, cioè c'è un conto dedicato alle spese, alle entrate e alle spese per ciascun progetto che vi è stato finanziato. Altro elemento. L'altro elemento è che l'accredito del finanziamento, e qui anche ho ricevuto tantissime domande da parte vostra, deve avvenire su conto dedicato. Chi lavora con Fonder già ha un conto aperto per i finanziamenti pubblici. Chi non lavora con finanziamenti pubblici o ancora non lo ha fatto,
deve aprire un conto dedicato. Quindi, se io ho un conto dedicato per progetti finanziati con sostegno pubblico, non devo aprirne altri, posso utilizzare, per capirci, quello che io diciamo impiego per fondello. Se invece non ho un conto dedicato ad altri progetti finanziati con soldi pubblici, lo devo aprire, perché deve essere garantita la tracciabilità del finanziamento. Punto 2. Che cosa posso acquisire con il finanziamento di questo progetto? Uno, posso acquisire supporti didattici disciplinari per gli studenti con DSA oppure con BES. Quindi possono essere libri di testo, cartacei o digitali, vocabolari, dizionari, eccetera. Questi libri devono essere, soprattutto alla luce dell'emergenza Covid, devono essere consegnati ai ragazzi, perché voi sapete che per disposizione normativa, proprio per l'emergenza Covid, non è possibile avere una consultazione in comune di supporti didattici, che siano essi vocabolari o dizionari. Quindi, mentre quando abbiamo presentato il progetto, l'autorità di gestione ci aveva detto che questi supporti didattici potevano essere anche lasciati a scuola per una consultazione in comune, adesso questo non può essere, perché voi sapete meglio di me che non ci può essere uno scambio di materiali o di altro tra i ragazzi nell'ambito, tra i ragazzi oppure tra gli insegnanti e i ragazzi in ambito scolastico. Quindi anche i supporti didattici disciplinari devono essere consegnati ai ragazzi. In alternativa, cosa posso fare? Posso fittare, locare dei devices, come possono essere iPad, notebook, computer, per studenti che ne sono privi. Come funziona? Funziona in questo modo. Io stipulo, intanto faccio una piccola procedura di evidenza pubblica, cioè dico che cosa acquisire e chiedo per preventivi. Tutto deve essere tracciato e documentato, mi raccomando. Poi su questi punti forse ci potremmo anche ritornare con un altro webinar con dei format dedicati. Dopodiché io scelgo il preventivo migliore con un piccolo verbalino e con questo soggetto stipulo un contratto di locazione per l'importo previsto dal progetto di 400, 500, 600 euro per la durata dell'anno scolastico, e questo device o questi devices che io vado ad acquisire li consegno agli studenti che ne sono privi o che ne hanno bisogno. Importante, anche per quanto riguarda la scelta degli studenti, io non posso darli a chiunque, ma devo fare una piccola ricerca, anche qui documentata, alla cui base possono esserci dei criteri legati all'ISEE, al numero di bambini all'interno, al numero di figli all'interno di quella famiglia, e li vado ad assegnare in maniera trasparente e normativamente adeguata. Ecco, questo è un altro elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione e sarà ben esplicitato nell'incontro anche di lunedì prossimo. Su questo punto io adesso andrei a vedere un ulteriore aspetto molto importante. Noi, scusate, vado un po' indietro, noi abbiamo visto che nell'ambito del piano economico e finanziario che abbiamo presentato al finanziamento del Ministero c'era la suddivisione di queste spese in automatico, spese organizzative, forniture di beni di acquisizione di supporti didattici e pubblicità. L'avviso permette che io possa azzerare completamente le spese organizzative e gestionali oppure di pubblicità, riversando il tutto nell'acquisizione dei supporti didattici. Lo posso fare. L'unico aspetto che però
devo tenere presente è che non posso eludere, come non posso eludere la fiduzione, non posso eludere il piccolo costo per la pubblicità, cioè quello di fare dei piccoli gadget pubblicitari che comunque a quel punto resterebbero a carico della scuola. Quindi o uso il 5% previsto, o se non lo uso e lo convoglio sui devices o sui supporti didattici, sono comunque obbligato a fare la pubblicità. Altro punto di attenzione: se io non voglio spostare i costi organizzativi e gestionali sulle forniture, ed è nella mia facoltà, perché questi costi ammontano al 10% del finanziamento, io questi costi li devo documentare col personale interno alla scuola. E questo e il personale interno alla scuola deve svolgere le attività o l'incarico conferito con un ordine di servizio e al di fuori dell'ordinario orario di servizio. Quindi è un'attività aggiuntiva che io vado a retribuire all'interno della busta paga, previo ordine di servizio in cui dico a Mario Rossi per numero 4 ore, 5 ore, tenendo conto del suo costo orario, lui sarà impegnato nel progetto supporti didattici per quelle 4 ore, che possono essere attività di supervisione, attività di stipula, di preparazione dei documenti per le varie procedure, ad esempio di acquisizione dei devices, oppure le procedure per l'individuazione dei ragazzi, e questa persona deve fare e deve compilare un diario di bordo per le attività che svolge e deve essere documentato questa retribuzione con la busta paga, perché non dimenticate che noi dobbiamo rendicontare a costi reali. Quindi quando noi andremo a fare la rendicontazione dobbiamo avere per Mario Rossi impegnato sul progetto l'ordine di servizio, la busta paga o le buste paga in cui andiamo a conferire l'importo a valere sul progetto, il pagamento e l'estratto conto da cui si evince il pagamento. La funzione di organizzazione, e andiamo avanti, può essere esercitato anche dal coordinatore scolastico ed è previsto un massimale di finanziamento di 150 euro giornata, pari a massimo 25 euro costo ora. Se la retribuzione prevista dal contratto nazionale è inferiore per il coordinatore didattico, si dovrà utilizzare un importo inferiore. Vado ancora avanti. Aggiungo solo un altro aspetto in relazione alla locazione ad esempio, di computer o di iPad. È possibile che alla fine della locazione questi iPad possono essere, acquisiti dalla scuola pagando il piccolo riscatto previsto. Ecco, questo nostro webinar era dedicato, e adesso poi passiamo anche a vedere le domande, proprio a definire insieme quali erano gli adempimenti per poter avviare il progetto, anche perché dal 14 di ottobre, giornata in cui è stata pubblicata e inserita la convenzione in SIF 2000, noi abbiamo 15 giorni per poter scaricare la convenzione, firmarla, stipulare la fideiussione e ricaricare questi documenti. Quindi i tempi sono abbastanza stretti. Siccome per l'altro bando, che è il contrasto alla povertà educativa, la pubblicazione della convenzione è avvenuta il giorno dopo,
più o meno i due avvisi viaggeranno in maniera contestuale. Ricordo che per quanto riguarda il contrasto alla povertà educativa, noi ci muoviamo su, diciamo, importi che sono maggiori. Dopodiché ho cercato di mettervi in questa slide quelli che sono i documenti di base di cui avete bisogno per, diciamo, affrontare questo percorso insieme. E alcune sono disposizioni generali che riguardano tutti gli avvisi, cioè entrambi gli avvisi, come gestione della convenzione e altre funzionalità per le scuole paritarie, ed è quello che in parte abbiamo visto oggi. Il manuale che riguarda la richiesta del CUP, anche qui quel manuale vi aiuterà ad generare il CUP necessario per l'avvio delle attività. Inoltre è molto importante questo documento, che poi ne sono due: da un lato le disposizioni per l'attuazione delle iniziative nell'ambito del PON 2014-2020 e anche il formulario per le figure di progetto delle scuole paritarie, che ci danno un format di ordine di servizio nel caso sia impegnato personale interno nel progetto, e anche un contratto d'opera per personale esterno. Ripeto, non era questo l'obiettivo del webinar, riuscire a entrare nella fase operativa di avvio, però abbiamo affrontato in questa nostra chiacchierata sia l'aspetto che riguardava gli adempimenti preliminari, sì, abbiamo dato alcune pillole che saranno poi riprese nel seminario del MIUR per quanto riguarda la parte organizzativa. Dopodiché, la documentazione specifica per l'avviso nei supporti didattici lo trovate a questo indirizzo, come anche per la povertà educativa lo troverete a questo indirizzo. Faccio un piccolo... scusate... vediamo se me lo dà il collegamento. Ecco qua. Quando andate sul sito del MIUR, però ormai avrete preso confidenza, nell'ambito degli avvisi sono indicati i vari, nell'ambito del menu potete scegliere diversi avvisi, e nell'avviso, ad esempio, supporto didattico, voi troverete tutte quante le disposizioni pertinenti a questo avviso. Quindi apertura del sistema informativo, troverete il manuale operativo di gestione per le scuole paritarie, che vi permette di vedere in anteprima tutte le fasi di avvio del progetto. Ecco, quello che io voglio segnalarvi con questo, con questa piccola semplificazione, è che bisogna avere un po' di pazienza e prendere confidenza con questi strumenti, ma è una cosa che con un po' di tempo riusciremo sicuramente a fare, e soprattutto a conti fatti i vantaggi sono assai maggiori rispetto agli svantaggi che avremo nell'avviare questo percorso. Detto questo, ritorno a quello che avevo anticipato all'inizio. Cioè, l'autorità di gestione ci ha comunicato che il 26 ottobre 2020 ci sarà un webinar dedicato all'avviso supporti didattici. Si sta preparando anche un webinar che riguarda il contrasto alla povertà educativa. Inoltre, l'autorità di gestione si è impegnata a rispondere alle nostre domande e perplessità. Pertanto, le scuole che ne avessero bisogno possono scrivere a prontofidae@fidae.it per porre le domande rispetto a entrambi gli avvisi, sia ai supporti didattici che al contrasto alla povertà educativa. Noi questi quesiti li giriremo subito ai referenti del MIUR, che si sono impegnati a darci le risposte il prima possibile, comprese eventuali anticipi durante il webinar del 26 ottobre. Prima di passare a vedere le domande che avete posto, lascio
sempre nelle slide che saranno disponibili insieme alla registrazione, i contatti del Ministero a cui potete far riferimento per attivare i progetti. Per quanto riguarda lo sportello Pronto Fide, noi siamo a disposizione a dare tutta l'assistenza possibile. È altrettanto vero che noi non, diciamo, al di là del nostro impegno, cercheremo di dare degli indirizzi generali, perché siete tante le scuole che stanno partecipando, ma cercheremo di seguirli nel modo migliore possibile. Quindi voi, un po' chiedendo al Ministero, un po' col nostro aiuto, ecco, questo percorso lo dobbiamo attivare e portare a termine. Allora, passo alla lettura delle domande. Allora, il webinar sarà registrato? Sì, il webinar sarà registrato. La registrazione la metteremo in trasparenza sul nostro sito. La convenzione, a partire da quando? Dal giorno successivo dalla pubblicazione. Quindi 15 giorni per l'avviso sui supporti didattici, per legge, decorrono dal 15 di ottobre. La convenzione da chi deve essere firmata? E sulla convenzione l'avete visto, deve essere firmata dal legale rappresentante, è scritto sulla convenzione. Dove si trova la fideiussione? E credo che abbiamo fatto un percorso insieme e abbiamo risposto durante il seminario. Poi ci viene chiesto il costo della fideiussione. È relativo ad entrambi i progetti? Sì, le condizioni valgono per entrambi, gli avvisi, certo. O va stipulata una fideiussione per ciascuno di essi? Allora, per ciascun progetto, soprattutto se è superiore ai 5.000 euro, va stipulata una singola fideiussione. Siccome quasi tutti i progetti che riguardano il contrasto alla povertà educativa sono superiori ai 5.000 euro, va stipulato una fideiussione per ciascun progetto. Nell'ambito invece degli avvisi, dell'avviso che riguarda i supporti didattici, cioè acquisizione dei supporti didattici, siccome parliamo di importi per la maggior parte delle nostre scuole contenuti, è possibile stipulare una sola fideiussione che riguardi più progetti. Faccio un esempio. Per la scuola che noi abbiamo utilizzato e che ci ha dato supporto per entrare a SIF, noi avevamo due progetti, un progetto da 1.500 euro per la scuola secondaria di secondo grado e un progetto di 700 euro. In quel caso noi faremo una sola fideiussione con due appendici, una per il progetto da 1.500 euro e uno per il progetto da 700. Quando invece abbiamo dei progetti che superano i 5.000 euro, va stipulata una convenzione per ogni progetto. Spero di essere stato chiaro. Consigliate di procedere anche se il Covid avanza, considerato che gli iscritti alle attività potrebbero mancare per via delle quarantene e non potranno firmare presenza. Allora, per i supporti didattici la risposta, è implicita nella domanda, perché i supporti didattici tendono, soprattutto se si acquisiscono i devices, proprio ad aiutare i ragazzi che lavorano da casa, anche per la didattica integrata. Per quanto riguarda invece il contrasto alla povertà educativa, voi troverete delle indicazioni precise sul sito del Ministero anche in relazione all'emergenza Covid. E noi ci muoveremo nell'ambito di quelle indicazioni.
queste domande ovviamente possiamo riproporle anche nell'incontro del webinar. Però rispetto e rispondo a Carlo Condarelli, ci sono delle indicazioni specifiche sul sito del MIUR relativamente all'emergenza Covid. Vado avanti. Per gli istituti religiosi con più sedi che hanno ottenuto il finanziamento per più scuole, codici meccanografici distinti, può bastare una sola fideiussione? Inoltre, può andare bene il bilancio complessivo dell'istituto che ha differenti attività tra le scuole? Allora, qui sono tre domande. Per quanto riguarda la prima domanda, vale quello che ho appena detto. Se si tratta, diciamo, di piccoli progetti, si fa una fideiussione con diversi, un'unica fideiussione con un unico costo, con diversi appendici per i diversi progetti. Inoltre, può andare bene il bilancio complessivo dell'istituto? Certamente va anche meglio del bilancio della scuola, me lo conferma Iano Acaer. Va benissimo, credo anche qui che abbiamo dato una risposta. Qual è la modalità di reclutamento del personale interno alla scuola e per l'esperto esterno? Allora, per quanto riguarda, qui evidentemente stiamo parlando del bando contrasto alla povertà educativa. Per la modalità di reclutamento all'interno della scuola si fa un piccolo, diciamo, disciplinare in cui si chiede la disponibilità, cioè si chiedono i requisiti di cui si ha bisogno per poter partecipare al progetto. E si ricevono le candidature del personale della scuola, cioè si fa un piccolo disciplinare in cui si dice: io devo fare il progetto, questi sono i requisiti richiesti. In molti casi io immagino che le nostre scuole abbiano un'unica figura professionale per quel tipo di attività e quindi si prenderà in considerazione quella persona che presenta il curriculum o la candidatura. Per quanto riguarda l'aspetto esterno, bisogna fare una piccola procedura di evidenza pubblica. Anche qui si possono richiedere, diciamo, dei curricula. Supponiamo che io debba fare un corso di informatica, mettendolo uno sul sito della scuola e dando 7, 8, 10 giorni per ricevere. Dopodiché, sulla base dei criteri che io ho predefinito per, diciamo, reperire quella risorsa, faccio un piccolo verbalino e scelgo la persona che posso impegnare. Ricordatevi che il Ministero, e l'abbiamo visto prima, dà anche un format di contratto d'opera. Quindi va caricata entro il 29 ottobre, immagino che ci si stia riferendo all'avviso supporti didattici, la risposta è sì. Per la locazione dei devices, le scuole potrebbero rivolgersi ad uno stesso fornitore? Sì, certo, assolutamente. Allora, anche qui, quando scadono i 15 giorni, l'abbiamo appena detto, cioè i 15 giorni decorrono dal giorno successivo alla data di inserimento della convenzione, espirano allo scadere del 15° giorno. Quali sono i tempi per l'avviso della povertà educativa? E voi vedete sul sito. Io, se non ricordo male, la convenzione è stata inserita il giorno 15, quindi vale lo stesso principio che abbiamo appena visto. Misura camerale o atto costitutivo, documenti per la polizza fideiussoria? Sì, certo. Suona Anna Rizzuto, certo. Basta la copia in carta semplice del certificato di iscrizione al registro della persona giuridica competente, cioè dell'iscrizione alla prefettura competente per territorio. Sì. Per quanto riguarda il limite complessivo di 5.000 euro per fare la convenzione unica, si tratta dell'importo garantito 30%? Allora, no, attenzione. Eugenia Sturiale, non faccia confusione. Non stiamo parlando di convenzione unica. Voi dovete fare una convenzione per ogni progetto,
mi raccomando, non sbagliamo su questo. Cioè voi all'interno di ogni progetto, e l'abbiamo visto, qualcuno può avere anche più progetti perché ha più codici meccanografici, ma la convenzione è unica. Quindi la convenzione è unica. Quello che cioè è unica per ogni progetto, quindi non si può fare una convenzione unica, scusate, ti fa sentire anche un po' la stanchezza. Quindi va scaricata la convenzione per ogni progetto. Quello che noi stiamo cercando di fare per una stessa scuola che ha più progetti, il cui totale è inferiore a 5.000 euro, stiamo cercando di fare una sola fideiussione con più appendici, ma voi dovete caricare la singola convenzione e la fideiussione unica con la corrispondente appendice per ogni progetto. Mi raccomando, questi non dobbiamo sbagliare, eh? Il costo del Gabriella Quadrelli, il costo della fideiussione a carico della scuola sì e non può essere, diciamo, addebitato al progetto. Ci date un fax simile di dichiarazione sostitutiva? Non capisco la domanda. La dichiarazione sostitutiva la deve fare la compagnia, cioè chi per legge, chi è che rilascia una fideiussione, è necessario che espliciti i propri poteri di rappresentanza. Quindi non riguarda noi, suor Donatella. Vado ancora avanti. Mattia Giuffrida. I devices possono essere presi solo tramite locazione? No. Allora, i devices possono essere presi solo tramite locazione, non possono essere acquistati. Però pensate, una locazione di un anno più o meno è il prezzo del devices e non posso dire di più. Invece, già l'abbiamo detto, non può essere messa a disposizione dell'intera classe anche per limiti normativi legati all'emergenza Covid. Quindi noi dobbiamo individuare i destinatari dei devices e consegnarglieli. Dopodiché queste persone le devono restituire alla scuola alla fine del progetto. Sì, perfetto, Eugenia, perfetto. Bene, bene, bene. Ultima domanda e siamo, e abbiamo, insomma, non ne vedo più di domande. Sì, certamente noi andiamo a fare la fideiussione del 30% del costo del progetto e la fideiussione riguarderà solo il primo 30%, perché poi gli altri acconti saranno elargiti dal Ministero sulla base del livello di attuazione del progetto. Bene. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo webinar sia stato di utilità, sarà messo a disposizione sul sito della FIDE, noi comunque siamo qui, vi aiuteremo in questo percorso che abbiamo detto fino alla noia, a partire dalla nostra Presidente, è un percorso che vale la pena di portare avanti. Vi prego di inviarci eventuali domande entro giovedì, perché poi le gireremo al Ministero e vi terremo continuamente aggiornati sull'evoluzione, diciamo, sulle informazioni che avremo e sull'evoluzione dei processi che abbiamo attivato. Grazie. Buona serata e alla fine di questo webinar invieremo anche le condizioni della fideiussione che vi abbiamo precedentemente illustrato. Buonasera.